Ringrazio tanto tanto TS perché voleva partecipare pure lui nel video, che è molto importante, e per un po' del video si sente il suo plin plin. Yeah! Bella gente, oggi siamo con un nuovo video sul canale. Oggi siamo qui, ragazzi, per raccontarvi, come avete visto dal titolo, dell'esperienza che probabilmente caratterizzerà quest'anno, come d'altronde è successo l'anno scorso, che praticamente mi farà sempre pensare alle cose belle che sono accadute e il rapporto che ho avuto, che ho conosciuto con le persone in questo ultimo anno. Sto parlando del Milan Games Week. Ve lo avevo annunciato, ci sarei stato e ci sono stato il 7 ottobre, ed è stato veramente un gran giorno. Ho incontrato tutti quelli che volevo incontrare. Ovviamente c'è chi purtroppo è rimasto a casa, mi dispiace veramente tanto, ma ragazzi, sono riuscito finalmente ad incontrare le persone con cui, grazie a un programma chiamato TeamSpeak, riesco a parlare ogni giorno e riesco comunque, nonostante la distanza, ad avere un rapporto con loro che è veramente qualcosa di speciale. Detta la frase triste per farvi felici tutti, visto lo scorso anno che sembravo praticamente incoerente, perché comunque dicevo il giorno più bello della mia vita, ma ero triste, quindi per farvi capire quanta depressione mi fa venire in mente quel video, anche se comunque l'inquadratura no, non credo sia la stessa, anzi non è la stessa, perché comunque io di qua non avevo lo mega monitor gigante, ma avevo forse un altro PC portatile che non utilizzavo oltretutto. E forse probabilmente voi mi vedevate dalla facecam che ho sempre utilizzato da lì. Quindi comunque le cose sono cambiate. Tralasciando tutto quello che è cambiato, vi voglio parlare di questa fiera che è stata wow. Inizio dall'inizio, proprio quello per cui è nata. Sono partito e quest'anno non sono andato da fan, ve lo dico subito. Sono andato per incontrare i miei amici, le persone con cui parlo, le persone con cui ho un rapporto, le persone di ogni tipo che fanno qualcosa per me ogni giorno. E forse sentivate l'audio di TS fare boom boom boom. L'anno scorso, lo stavo dicendo, sono andato da fan, quest'anno sono andato per incontrare tutti i miei amici. E ovviamente comunque rimango fan. Quest'anno comunque eravamo con la Multicore, con il team del Multicore Network. Anzi, quest'anno eravamo molto organizzati. Vi faccio vedere quello che è successo, se non distruggo il programma di registrazione, che, visto che la mia carissima fotocamera Canon mi ha abbandonato, devo utilizzare questa scrausità. Quindi scusate. Comunque, questo è il bigliettino del Multicore Network. Quest'anno eravamo veramente organizzati bene. Faccio complimenti a tutti quelli che hanno organizzato il Games Week da parte del Multicore Network. E sono veramente contento di come è andato a finire alla fine. Perché comunque, non so, voi adesso mi vedete con questa maglia, ma volete vederlo il continuo? Ok, mi alzo in piedi. Esattamente. Questa è la maglia della Warcraft, la maglietta che penso sia veramente una delle cose più belle che abbia mai ricevuto, ma non per comunque il logo, per questo, proprio per l'importanza a cui do la Warcraft, la Multicore Academy, la Multicore in generale, che comunque mi ha dato una gran possibilità e apprezzo veramente tanto questo. Penso di essere veramente molto fortunato da questo punto di vista. E comunque sfrutto l'occasione per farvi vedere che comunque, guardate qui, ci sono le varie firme. Abbiamo Maruko, Suriv, il Nabo DT. Se riesco a girarmi, vediamo pure il buon Frank. Non riesco mai a capire come devo fare per girarmi con questa maglia. E qua in basso abbiamo, la riesco a far vedere? Sì, abbiamo Vicky, ok. Passato il momento manichino, ho intenzione di continuare ad andare avanti col discorso. Sono partito, ero con il buon Maruco e siamo andati a Milano Centrale assieme. Anzi, abbiamo passato tutta la fiera assieme e tutto il percorso con lui praticamente. Ci sono stato un giorno preciso, esatto, capirete il motivo. È un motivo veramente matto come noi, dopo tutto, d'altronde. Quindi, ragazzi, wow.
ti tengo dopo tutto questo l'amicizia con Maruko, e se dico tutto quello che è successo probabilmente mi picchia. Ci tengo a te Maruko, quindi non dico tutto. Allora, che è successo? È successo che da Milano Centrale, tutto a posto, lui doveva comprare il biglietto. Allora che è successo? L'ha inserito nella sezione sbagliata, gli ha detto di andare un po' più a destra, è successo di tutto. Io ridevo come lo schifo, non so se lo sapete, ma comunque lo vedete tranquillamente dai video in multiplayer. Quando rido, e comunque quando succede qualcosa, inizio a sbraitare in ogni lingua, o meglio, in positivo, cioè rido come un matto e alcuni non capiscono neanche che ho una risata, perché sembro probabilmente uno con qualche piccolo problema che ho, e quindi nulla. Faccio capire quello che sono, ecco, mettiamola così. Fatto sta che siamo arrivati a Rofiera, la località in cui era presente la fiera, il Games Week, dopo tutto. Siamo saliti. Ad un certo punto chiama Vicky, non so se non conoscete Vicky, spero di sì, e comunque dovreste trovarla in descrizione nella sezione collaboratori. E che è successo? È successo che praticamente c'era lei tutta tranquilla, tranquilla per modo di dire, che ci chiama e io non capivo nulla perché c'era la confusione, il disagio, il casino in quella fiera che era indescrivibile e non ci siamo capiti nulla. Alla fine io avevo capito di andare in un punto che non era neanche all'interno del Games Week, quindi capiamoci un po'. Rimane il fatto che comunque ci siamo incontrati, il modo per trovarci è stato vedi un pirla che salta sono io, e alla fine ci siamo visti. Detto questo, dopo le sessioni di salto per vederla ci siamo visti e ci siamo tranquillamente accompagnati con Maruko anche verso tutti gli altri, dove c'erano Suriv, Bisunto, la Multicore e poi qualcun altro tipo Gravier, così tanto Gravier lo vedo tutti i giorni, sì. Rimane il fatto che abbiamo incontrato la cara, carissima Multicore, e adesso vi lascio una foto con tutti e wow, è stato siamo veramente tanti. Poi alcuni non fanno parte della Multicore, però comunque sono tutti membri del TS, tutti membri, ci conosciamo tutti ed è bello questo, è veramente una bella cosa, si è formata una famiglia secondaria, perché è importante la Multicore per me a questo punto, molto importante, cioè lasciando il valore simbolico della maglia, lasciando il tutto, ormai per me è molto importante la Multicore e ci tengo a precisarlo. Se non faccio fasi melodiche probabilmente non sono contento, quindi ciao me del futuro che guarderai questo video fra un anno, Games Week 2019. Spero che tu ci sia andato, spero che sia stato comunque fantastico come quest'anno e spero che non sarai il solito disagiato mentale. E anzi, in verità spero di sì, perché se non sei disagiato non sei me, quindi spero di sì. E dico questo come se fosse finito il video dopo 10 minuti, quindi io la monetizzazione. No, non ho 1000 iscritti, purtroppo. Ad un certo punto io avevo da dare delle cose comunque ai vari ragazzi, Suriv ha dato le maglie, anzi le maglie, c'ho anche questa maglietta qui, che anche questa non c'entra con me ma è molto molto importante, che è la maglia, se riesco a farvela vedere, del Redcraft 2, che è una maglia molto bella, anzi il logo è fantastico, e però comunque la più importante per me rimane questa. Anzi, ce n'è un'altra che è molto più importante, che però così to. Poi cos'altro ho ricevuto? Allora, questo ve l'ho già fatto vedere, che è il bigliettino da visita del Multicore Network. C'ho questo pinguino che è fantastico, lo adoro veramente tanto ed è morbido e adoro. Regalo ovviamente di Vicky, che non si smentisce mai. E nulla, ho vissuto la fiera, ho incontrato tante persone della Warcraft, c'erano il buon Nabbo, il buon Frank e Maruko, che ho avuto modo di conoscere bene, ormai so tutto di lui visto che comunque siamo stati a parlare tanto. E che è successo? È successo che abbiamo fatto tante foto, ci sono stati molti momenti belli, momenti particolari, momenti fra di noi che non scorderò mai. Qualunque cosa succeda non scorderò mai, perché sono veramente delle cose che non possono, diciamo, uscirti dalla testa. Io, per dire,
per dire qualcuno, perché ne sono successe di cose, hai voglia, però comunque anche soltanto il momento in cui ci siamo messi a scattare qualche foto fra di noi, io che mi sentivo lì triste con il mio Huawei P8 e vedere gli altri che avevano le reflex da 1000 euro, no, mi faceva un po' senso, però comunque siamo sempre sul punto di vista che sono momenti fantastici, anche i più stupidi non me li scorderò mai, anche se ce ne sono stati veramente di importanti che rimarranno sempre qui. E che è successo? A un certo punto io avevo, diciamo, il piano segreto con Maruko e Vicky di andare a reclutare praticamente tutta YouTube Italia nella Warcraft. È stato un disagio assurdo. Se riesco vi lascio qualche clip audio o video della situazione, perché si è degenerata tutto. Abbiamo chiesto a tanti, The Mark, Marci, Kenoia, Eren Blaze, tanta gente, Tearless anche, e siamo dei matti scatenati. Poi ho incontrato anche qualcuno di voi, è stato molto bello incontrare qualcuno di voi. Ho incontrato quel ragazzo che mi ha fatto la skin Ender Todd. Ho incontrato amici, wow, è stato un momento indimenticabile, la fiera penso indimenticabile da tutti i punti di vista. Partendo da questa, alla fine, alle 19, in cui eravamo io, Maruko e un altro ragazzo chiamato Geno, che anche lui è un mio carissimo amico, che ho sempre conosciuto su TS. Eravamo rimasti noi tre della Multicore. Dalla foto che avete visto prima, in cui eravamo in tantissimi, sono spariti tutti ed eravamo in tre praticamente in tutta la fiera, dove tutto costava la metà o tre quarti di quello che costava all'inizio della fiera. Solo che comunque, da bravo furbo che sono, i 10 euro qua dietro la cover, come potete vedere, sono ancora intatti. Di questo giorno non mi scorderò mai di nulla. Tutto quello che è successo lo terrò in testa, a mente, perché comunque, oltre ad essere indimenticabile, è stato bello, spero ricapiti presto, perché comunque io adesso con le fiere sono stato soltanto al Games Week lo scorso anno e quest'anno, quindi due volte. Spero di andare a marzo al Cartoonist, se si dice così, perché finora sono stato sempre aiutato nel dirlo. Spero di riandare al Games Week, spero di andare in tutte le fiere prossime in cui ci saranno loro, perché semplicemente è bello incontrarli, cavolo. E che è successo? Probabilmente altro, solo che attualmente non mi viene neanche in mente. Alcune cose non le dico, altre è successo di tutto. E alla fine, purtroppo, alle 18 sono andati tutti via. È stato brutto vederli andare, è stato brutto pensare comunque di non riuscire a passare l'ultima ora lì con loro, perché se ne erano andati tutti. Eravamo io, Maruko, Geno e Gravier, che comunque era lì in giro. C'è una zanzara. Tu no, te non c'eri a Milano. Vai via. E che è successo? Voi direte, è finita qui, il video finisce qui, ciao. No. Che altro è successo? È successo che la fantastica Trenitalia funziona sempre benissimo. E che cosa è successo? È successo che praticamente il nostro treno da Rho a Milano Centrale, che abbiamo deciso di prendere al posto della metro, ha deciso di fermarsi per un quarto d'ora in mezzo alle campagne della Lombardia. Ci ha deciso di abbandonare lì per un tra virgolette guasto, non vado a altri particolari, e si è fermato lì in mezzo al nulla, facendo passare altri treni per poi casualmente ripartire alla fine del tutto. E che cosa è successo? È successo che alle 20:50 eravamo, doveva partire il treno, proprio andarsene, e alle 20:49-48 noi eravamo a Milano Centrale, nell'ultimo binario. Per dirvi, il nostro binario era qua, l'altro, dove prende l'altro treno, era dall'altra parte della stazione, tutto il lato. Dalla fine, dal muro finale al muro finale, abbiamo corso, io e Maruko, come due dannati, come due matti, come due oddio, ma alla fine ci siamo riusciti, a non far nulla, a rimanere a Milano Centrale per le prossime 3-4 ore. Quindi praticamente dalle 20:50 siamo rimasti a Milano Centrale fino alle 10:30. Alle 10:30, dopo tanti casini, ascensori fermi, ascensori bloccati, scale mobili ferme,
gente che fa casino, file da rispettare. È arrivato il momento in cui siamo miracolosamente riusciti a trovare un treno in direzione Bologna. E che è successo? Io non dovevo andare a Bologna, o meglio, il mio treno passava per Bologna per poi riandare dove sono partito, per il semplice motivo che era quello che avevo comprato. Solo che, essendo andato perso, sì, non ve l'ho detto, ma il treno, quello che dovevo prendere io con Maruko, è andato definitivamente perso, cioè che è partito davanti ai nostri occhi. È stato abbastanza brutto vederlo partire. E nulla, nulla. Siamo praticamente, io e Maruko, stati nel treno assieme, quello dopo, quello che portava fino a Bologna. Lui è sceso tranquillamente, ha fatto di tutto per me, perché comunque io per questo ve lo dico e lo ripeto, ci sono delle amicizie che possono nascere in qualsiasi modo, ma se si diventa veramente amici, veramente così, è un livello importante. Perché ora sono serio, tralasciando tutte le cagate che vi ho detto finora, vi dico che, cioè, ha cercato un hotel per me, ha cercato tutto per me, mi ha portato direttamente all'hotel dalla stazione di Bologna. Ragazzi, è stato veramente gentilissimo. Io lo sai, ti ringrazio, so tutto quello che è successo, ti ringrazio, è stato divertentissimo fare il viaggio con te. E lo rifarei nonostante tutto il disagio che abbiamo passato quella sera, tutte quelle telefonate a mezzo mondo praticamente per avvertire che siamo persi a Milano Centrale. E non eravamo gli unici, l'abbiamo scoperto dopo, almeno io l'ho scoperto dopo, che non eravamo gli unici persi fra di noi della Multicor che ha perso il treno per un motivo simile. Quindi, per dire, per una volta non sono io. Penso che comunque la maglietta della Warcraft abbia aumentato il disagio del tutto, perché noi della Warcraft siamo veramente dei matti scatenati. Poi, quando si vuole mettere il biglietto del treno nella direzione giusta, la prossima volta un po' più a destra. Però comunque, ok. Sinceramente, adesso che è da una settimana che non metto questa maglia, mi fa un po' senso pensare comunque di avere questo tessuto addosso che utilizzavo una settimana fa. Settimana fa io ero a Milano, mi stavo divertendo, mi sto divertendo anche adesso, anzi sono contentissimo, è tutto stato un'esperienza fantastica, tutto quello che è successo prima e dopo. E questa maglia, tralasciando il valore della Warcraft, è veramente importante. È veramente importante perché è il ricordo di questo fantastico giorno. Perché mi arrivano le cimici? Sto facendo un discorso, cavolo. Non si può fare una roba in pace, mannaggia. Stavo dicendo, questa maglia è tutto. È veramente tutto. Il 7 ottobre 2018 è importantissima e è speciale. Detto questo, ragazzi, da me, dal Games Week 2018 e da questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto, ma non l'ho fatto per parlare con voi iscritti, l'ho fatto per parlare con me stesso. E io mi vedo in questo momento, c'ho la mia faccia con questi capelli orribili davanti, e è stato bello parlarne ancora. Ne ho parlato tanto questi giorni su DS. Io ve lo dico, tutti qua sotto trovate in descrizione tutti i video, l'IP del TS in cui sto perennemente, ci abito lì. E comunque, ts.multicore.network, entrate, non ve ne pentite assolutamente, anzi penso sia veramente una delle cose più wow che siano successe in tutta la vita. Voi direte, vabbè, è una cosa che capita, è quello, ci sono robe più importanti. No, non, per me non è così, mettiamola in questo modo. Detto questo, da tutto quello che è successo è tutto. Io mi riguarderò l'anno prossimo questo video, spero ancora di essere all'interno di questa community, che è una community fantastica e veramente veramente molto importante. Quindi spero di conoscere ancora tutti, spero che la situazione non cambi. E detto questo, da me è tutto, è stato bello
è stato bello parlare con te del futuro. E già rivederti in editing sarà particolare. Rivederti fra un anno, che cosa dirò? Dirò che sono matto, ma io matto lo sono, è nella mia natura, quindi c'ho poco da dire. Per l'ultima volta in questo video, ormai l'ho detto 40 volte, è tutto. Ciao ciao gente.